passo dell'oca. Sono presenti alla cerimonia i labari delle associazioni combattentistiche Dharma e del nastro azzurro, decorato con medaglia d'oro al valor militare. Esso rappresenta tutti i caduti e la propria presenza testimonia i vincoli che legano le forze armate in servizio ed in quiescenza. Sono inoltre presenti i gonfaloni dei comuni di Bastiano, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Rocca Massima, Rocca Secca de Volsci, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Sonnino, Ventotene. I gonfaloni decorati di medaglia di bronzo al merito e al valor civile dei comuni di Aprilia, Itri. I gonfaloni decorati di medaglia d'argento al merito e al valor civile dei comuni di Latina, Cori, Fondi, Spigno Saturnia, Cisterna di Latina, Formia, Gaeta, Terracina. I gonfaloni decorati di medaglia d'oro al merito e al valor civile dei comuni di Lenola, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Castelforte e del gonfalone decorato di medaglia d'oro al merito e al valor civile della provincia di Latina. Vengono resi ora gli onori al prefetto della provincia di Latina, dottor Antonio D'Acunto, il sottosegretario di Stato, onorevole Maria Teresa Amici, il prefetto della provincia di Latina, dottor Antonio D'Acunto, accompagnati al comandante dell'artiglieria contraerei, generale di brigata Cesare Alimenti, passeranno in rassegna lo schieramento. Posto, compagnia, attenti! Presenta! Marco! Onori al prefetto della provincia di Latina! Thank you.
via! Via! Maglia! Riposo! Si procede ora con la cerimonia dell'alza bandiera. Posto! Compagnia! Attenti! Presenza! Alza bandiera! Viene data lettura del messaggio ai prefetti del Presidente della Repubblica. Cari prefetti, nell'anniversario della festa della Repubblica mi rivolgo ancora una volta a voi, rinnovando l'apprezzamento per l'impegno che dispiegate insieme con le istituzioni rappresentative e le altre articolazioni decentrate dello Stato nell'affermare i valori di legalità, di coesione e di integrazione, condizione essenziale per essere all'altezza delle difficili sfide che il nostro Paese e l'Europa tutta devono sostenere in una fase così complessa e cruciale per il nostro futuro. Coloro che, come voi, rivestono funzioni pubbliche sul territorio costituiscono infatti il fronte più esposto alle sfide della quotidianità e a quelle manifestazioni di malessere che debbono essere affrontate con senso di responsabilità e lungimiranza, non disgiunte dalla necessaria fermezza contro ogni forma di violenza, di illegalità e di prevaricazione. Il rinnovato sforzo che si chiede alle amministrazioni nel farsi carico delle pressanti istanze ed aspettative di cittadini ed imprese è essenziale per ripristinare quei motivi di fiducia su cui fondare con uno spirito di iniziativa ed un nuovo rapporto con le istituzioni ineliminabili presidi di democrazia e di tutela dei soggetti più deboli, ma anche centri propulsori di sviluppo economico e sociale. In questa delicata fase, in cui è più che mai indispensabile vigilare affinché sia garantita la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, particolarmente contro i tentativi di infiltrazione malavitosa ed un'equilibrata gestione delle situazioni di crisi, si chiede a voi prefetti il massimo impegno nell'assolvimento dei peculiari compiti conferiti dalla legge, confidando anche nella riconosciuta attitudine all'ascolto, al confronto e alla mediazione. Con questi auspici, a voi prefetti ed a tutti coloro che con voi celebrano la festa della Repubblica, rivolgo il mio più intenso augurio di buon lavoro. Giorgio Napolitano. Il prefetto, dottor Antonio D'Acunto, rivolgerà un breve indirizzo di saluto alla cittadinanza.
posto, compagnia, attaci! Grazie, comandante, dia pure il riposo. Gentili ospiti, potete anche accomodarvi. Riposo! Riposo! Illustre sottosegretario, onorevoli deputati, senatori, signor sindaco di Latina, signori sindaci, autorità, illustre autorità civili, militari, associazione combattentistiche d'arma, eccellenza monsignor vescovo, tutti quanti voi voglio rivolgere veramente un grazie sincero per la vostra presenza qui oggi, che mi onora in questa nostra festa della Repubblica, ma è un grazie particolare perché ogni anno vedo, è diventata per me un appuntamento emozionante, perché ogni anno vedo che ci sono sempre più persone e ognuna di queste persone vuole partecipare dando il suo contributo, il suo impegno a titolo assolutamente gratuito per fare in modo che questa nostra festa, la festa della Repubblica, venga celebrata. Ora, noi siamo consapevoli che anche quest'anno la celebrazione avvenga in tono particolarmente sobrio, ma la sobrietà della celebrazione non ne inficia assolutamente il valore, anzi lo accresce riguardo all'aspetto fondamentale che ci caratterizza, e cioè l'unità nazionale. Noi celebriamo oggi il 68esimo anniversario della nostra Repubblica, in quanto ricordiamo quel 2 giugno 1947 in cui gli italiani furono chiamati ad scegliere, e con una scelta che non tralascerò mai di riferire, rivelatasi particolarmente lungimirante, ci hanno regalato questa Repubblica, questo grande paese, che è un grande paese nonostante questa crisi, questa perdurante crisi economica. Quest'anno poi questa celebrazione arriva subito dopo una consultazione elettorale importante, quella della manifestazione europea, ma io voglio ricordare che proprio qui, proprio in un'isola di questo territorio, da un'esperienza terribile, terribile quale quella del confino, nell'isola di Ventotene, grandi uomini seppero con il manifesto di Ventotene in Altiero Spinelli pensare non solo alla rinascita della nostra nazione, ma quella degli Stati Uniti d'Europa, dell'Unione Europea. È nata qui, a Ventotene, e questo è l'ideale che noi dobbiamo perseguire oggi. Illustre sottosegretario, io la ringrazio anche lei per la particolare vicinanza a questo ufficio di governo che è molto impegnato nell'attività che si svolge qui nel territorio pontino, un territorio anche qui non possiamo tralasciare che ci sono particolari criticità. Le ha menzionato benissimo il Capo dello Stato, al quale va rivolto un saluto importante per le parole rivolte sempre a stimolare il dialogo e nel contempo anche la fermezza delle decisioni che vanno assunte nel rispetto della legalità, nel rispetto di quelle regole che ci fanno stare bene insieme, perché il vivere civile è fatto soprattutto di regole, di rispetto e coesione sociale. Quindi io voglio dire che questa manifestazione di oggi è un'occasione veramente privilegiata per me, ma per tutti noi, perché riflettiamo assieme ancora una volta sui valori fondanti di democrazia e libertà che hanno portato avanti la nostra Costituzione. Io noto che ci sono dei segnali positivi anche nel nostro territorio, anche per quanto riguarda l'attività imprenditoriale, di impresa, l'argine contro le infiltrazioni della criminalità. Ha fatto bene il Comune di Latina a ospitare il 22 marzo la manifestazione, quella di Libera, per Don Ciolotti, e sono tutti segnali incoraggianti verso di noi. Infatti io voglio dire ai giovani, alle persone che sono qui, ma soprattutto ai ragazzi, di non avere un atteggiamento pessimistico,
di avere sempre un atteggiamento rivolto verso il futuro, con atteggiamento appunto favorevole, ricordando che con questa breve cerimonia di oggi dell'alza bandiera noi ricordiamo tutti coloro i quali per questa bandiera vanno a combattere all'estero con la bandiera italiana, e ricordiamo tutti i nostri soldati che sono all'estero. Ora, da ultimo, voglio dire ai sindaci, un ultimo appello ai sindaci, di rafforzare le loro, anche quelli che adesso sono stati appena eletti, di rafforzare la loro capacità di dialogo con le persone in un sistema di cittadinanza individuale e collettivo che ci faccia crescere, faccia venire in noi quel motore antropologico così ben descritto anche da illustri sociologi, motore antropologico che ha consentito al nostro paese di crescere in momenti difficili come quelli della ricostruzione.